You're listening to RKO Radio. Eccoci qui, incredibilmente in diretta su RKO dal foyer del Teatro Kismet. Questa compresenza è la prima volta che siamo insieme, io Vito e pensate il presidentissimo e direttore Buonasera, Carlo Chicco. Buonasera a tutti, in realtà sono molto contento di essere qui in radio anche perché finalmente sono ritornato nella postazione della nostra diretta qui all'interno del Teatro Kismet. Sì, esatto. È una prova generale anche perché tra pochissimo riprenderemo i programmi in diretta da RKO, quindi stiamo aspettando ecco, la fine del Medimex. Tra l'altro volevo ricordare, lo faccio subito così non mi dimentico, che da dopodomani, dal 15 al 19, saremo in diretta da Taranto per commentare, raccontare il Medimex 2021 e lo faremo con Michele Casella, Dado Minervini e gli amici di Afosei di Taranto e insomma ci saranno speciali, interviste con tutti i protagonisti di questa edizione e in particolare il pomeriggio ci saranno tutti gli showcase di tantissimi artisti, tra l'altro anche di Erika Mu che suona questa sera in teatro. Esatto, e noi siamo qui per questo, Vito. È la serata delle grandi, proprio siamo la gang delle grandi occasioni perché iniziano anche gli appuntamenti live. Era da un sacco di tempo che non andavo ad un concerto. Lo faccio stasera per sentire Erika Mu con il suo Nature Tour, per gli amici Nature. Anche se noi abbiamo ancora un po' il dente avvelenato. Sì, perché l'ultima volta l'ho invitata io personalmente e in noi persona. Abbiamo qui l'oggetto del maleficio. Esatto, proprio qui al centro. Tra l'altro poco fa, mentre ecco appunto stavo intervistando Erika in video, avete chiamato, perché si è vista della schermata del video dell'intervista il vostro nome. E io ho detto, i tuoi fan. E quindi sa che ci siamo, non ci calcolerà neanche di striscio, come d'altronde ha fatto quando è stata invitata al nostro programma, ma lei ha preferito il programma del presidente. Ma che c'entra? Non c'entra. Io faccio le interviste, quelle istituzionali, quelle che l'agenzia non è quella. Che l'agenzia, che la CIA, che agenzia è? Avevamo pure preparato la colazione, il cappuccino di soia. Invece no. Come siete preparati? Mamma mia, c'è fermento. Sì, c'è fermento il teatro. Allora, sta arrivando tantissima gente. Come dicevo, insomma, tra pochissimo inizierà il concerto di Erika Mu, che presenta ufficialmente il suo nuovo lavoro. E dopo aver fatto mille cose, ne stavamo parlando poco fa in camerino, perché insomma ha fatto lo spettacolo in teatro con Concito De Gregorio. Poi ha scritto un libro, ha fatto il cinema, insomma, ha fatto un sacco di roba. Quindi, alla fine, infatti, è stata una delle prime domande che ho fatto: ho detto, ma dove ti trovi più a tuo agio? Perché sta facendo così tante cose. E ci sta anche riuscendo, no? Sì, tra l'altro l'appetito viene mangiando poi. Esatto. Vabbè, dai, però il cinema ha fatto una comparsata in Figli, se non sbaglio. Sì. Però voglio dire, insomma, è un inizio di carriera anche quella. A questo punto, ma facciamo anche noi il cinema, dai, facciamo delle cose. Ho fatto il cinema. No, io... ah, sì? Sì, ho fatto L'uomo nel bidone dell'immondizia. Pensa, il barbone, il vagabondo. Io volevo fare un corso di teatro quest'anno. È vero. Sì. Fabrizio, buoni propositi dell'anno, inizia però sempre così lui. Non so se c'ho tempo. Peccato. A meno che non riusciamo a fare le cronache di Narnia, tipo le cronache di RKO, che ci aveva raccontato. Bellissimo! Diciamo una storia nostra, ogni giorno postiamo delle storie in video. Può essere un'idea di podcast. È una stupidaggine che mi è venuta adesso in mente. No, io invece ho un format per rovinarci la vita. Sarà contentissima Paola Pagone, che salutiamo. Sì. Ciao Paola, sta arrivando. Sì, sta arrivando anche lei qui in teatro. Magari appena arriva la buttiamo così in diretta allo sbaraglio. Sì, chiudiamo tutto. Povera Paola, ti vogliamo bene. Posso dire una cosa che non c'entra nulla con sì, ci stanno allora, facendo nel foyer del Teatro Kismet oggi c'è di tutto. C'è anche una giovani. Signora con uno scialle pesantissimo sulle spalle di lana. E un ragazzo con il cappotto. E c'è anche un uomo con la camicia sbottonata. Forse ci sono i vari microclimi. Carlo, il 12 settembre. Fa un caldo della fa Madonna. Fa caldissimo. Veramente esatto. è 13. Fa nulla. Ma ieri era 12. Ieri era 12, avantieri era 11. L'anniversario e sarà... delle Torri Gemelle. Esatto, sì, va bene. Allora, niente, tra un po' dovrebbe iniziare il concerto. Sono anche i colleghi qui live. Nel foyer. I colleghi di Alteradio. Ah, quindi possiamo parlare male di queste radio. Facciamo i nomi di queste radio. Quei maledetti di radio. Non lo so, man basta. Tra l'altro, ma no, che c'è? Subasio. Subasio, okay. Secondo me inizia con la B.
Allora, un concerto molto particolare, quello di stasera, diciamo, per chi magari ci sta ascoltando da casa o in macchina, non so, perché Erika salirà sul palco in trio. Io questa cosa non la sapevo. Una e trina, in particolare, sì, a parte che c'è un violoncello sul palco, però c'è anche il grande Molla, no, che è un altro artista noto pugliese. E io in verità non sapevo che suonasse, che fosse in tour con Erika, quindi sarà anche divertente vederlo suonare. Ma sai come Molla scatta da una parte all'altra. Esatto. Lo vedi, poi non lo vedi più. La vaccata di questa sera. Non sono altri 5 minuti. Vabbè, comunque. Va bene. Però quest'anno voglio venire anch'io ospite. Va Guarda, bene. Prima di andare in redazione al giornale, che mi alzo, mi fa alzare. Hai iniziato pure tu a fare le ore piccole. E posso venire da voi, pensate un po'. Bene, bello. Tenete il cornetto, facciamo colazione insieme. Volentieri, molto volentieri. Lo facciamo portare a Pino, che salutiamo. Sarà una puntata dedicata a Carlo Chi. Sarà proprio in memory of. E faremo vedere un po', faremo sentire un po' di pezzi tuoi di quando era giovane Carlo Pop. Ricordiamo che torneremo in onda tra una ventina di giorni massimo. Sì, sì, noi c'era così. Qualcuno che chiedeva addirittura quale fosse il nuovo palinsesto. In verità ci sono delle novità, avremo dei nuovi speaker quest'anno, nuovi programmi. E ora capiamo, rispetto poi alle esigenze di tutti, dato che la nostra radio è sempre in fieri. Sì. Mamma mia ragazzi, alto giornalismo. Parole così. Avresti dovuto vedere l'espressione quando l'ho detto. Esatto, perché manco io so che cosa. Soddisfatto. No, a parte questo, so che si dice. Però no, è vero. Stanno aumentando un po' dappertutto. Poi tra l'altro, io spero, lo dico anche così per scaramanzia, probabilmente si aprirà una sede, posso chiamarla così, anche a Taranto e a Brindisi. E quindi tra un po' manca Foggia, c'è un'opzione ma manca Foggia, dopodiché saremo dappertutto, quindi è un po' come il risico. Sì, sì, stiamo conquistando, attacchiamo la capitanata. Esatto, sì, stiamo conquistando pian piano la Puglia. Questo è il programma tutto parlato, giusto? Allora, sì, a meno che non mettiamo una canzone così a cavolo. Ma magari anche una di Erika, se riusciamo a trovarla. Non so se altrimenti, nel frattempo, continuerei a insultare un po' di gente che sta qui nel foyer. Vediamo un po'. Cosa intendi per vario tipo? Nel senso che ci sono un po' tutte le età. Effettivamente Erika ricopre un po' tutte le età, proprio per quello che ha fatto, no? Dalla musica al cinema, alla scrittura. Quindi abbiamo proprio un salto da... Ho visto un bambino piccolissimo adesso, no? Quindi sì, per tutte le età, da Benetton, per tutti i gusti. Da zero... cos'è? Qualche mese forse. Ecco. Ok. Vogliamo intervistare anche il bambino, 60, non lo so. Ai 60... Nel frattempo Vito si mandava dei baci ad una persona, un amico che ho incontrato, tra l'altro grande fan, sosia di Ciro Immobile, l'ho scoperto appena adesso. C'è un signore qui che Ciro Immobile, lo so. Che stai facendo così? Niente, ho provato a bussare fuori dall'acquario. Ma spiega perché riusciamo a vedere il pubblico. Dai. Perché noi ci troviamo all'interno del foyer del Teatro Kismet in Bari, ma le nostre bellissime pareti, in realtà due, sono di vetro, quindi noi riusciamo a vedere fuori, riusciamo a vedere anche dentro il foyer ed è bello, cioè voi riuscite, io no perché sono di spalle e quindi mi devo girare. Buonasera. Sì, perché l'idea della radio, appunto la radio che si vede, perché tutti ne possano così, no, non dico soffrire, però viverla, no? in qualche maniera. Infatti vedo tutti curiosissimi che ci guardano. Tra l'altro c'è anche cosa starà succedendo stampa in questo del Medimex che sta passando in questo momento, Puglia Sounds. Chiediamo se c'è un posto. Puglia Sounds, vieni qua, Puglia Sounds. Va bene. Questo comunque dovremmo avere la canzone. Dopo domani parte il Medimex. Tra l'altro c'è una signora in gingheri che è appena entrata. Sapevo mi sarei vestito anche meglio, perché sono vestito veramente male. Comunque, dai, che pezzo ci fai ascoltare? Faccio ascoltare il singolo del nuovo album di Erika. Molto bene. E nulla. Nulla, ricordati di chiudere i microfoni così. Sì, sì, no, guarda, sono abbastanza versato. Così non commentiamo durante la canzone. Tipo qualcosa che non si può dire, no? Va bene, dai.
Ora volevamo farvi pezzo, sentire è un pezzo silenzioso, no? Sì, sì, esatto, esatto. È un pezzo silenzioso, dobbiamo cambiare il cavo. Metteremo in post-produzione. Un po' l'avevo sentito all'inizio, proprio i primi accordi. Sì, si sente, ma è adesso molto basso. Posso dire una cosa? Fa caldissimo comunque qui dentro. Sì, abbiamo la capacità di dobbiamo avere 45 gradi fissi. Una lettera di protesta nei confronti del presidente. Sta qui, in realtà è qui, quindi che simpatici, no, stiamo pensando anche a quello. Ma in verità sono aperte le finestre qui in studio, sì, però peccato sono due finestre tipo per un'apertura di 5 mm. Vabbè ragazzi, si può avere tutto, no? L'aria condizionata, ma ce la fai ancora? Sì, 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 voi parlate. Noi parliamo di cosa vogliamo parlare, che continua ad arrivare un sacco di gente, ciao. Parliamo anche del vintage market che ci sarà. Giusto, giusto, noi facciamo, sì. Facciamo tutto. Sì, arrivate prima perché io starò tornando da Taranto, dal Medimex, e ci incontriamo al Vintage Market che si terrà presso il Pala Balestrazzi. No, cosa, non è l'ex Gil, non mi ricordo più. Comunque, il Gilda? Gil, è la palestra in via Napoli dove sì, esatto, si è tenuto l'anno scorso. E non è no? Pala Balestrazzi. Qual è Fabrizio? Il Pala Balestrazzi? Pala Balestrazzi è l'ex Pala Carrassi. No, è invece quello che è qui. Così, parliamo come se fosse. Va bene, dai, no, va bene. Facciamo, noi è una chiacchierata. RKO è una radio sempre sul pezzo. Esatto, sappiamo tutto della città. Va bene. Come, dove si è tenuto l'anno scorso? Esatto, il palazzetto che si trova in via Napoli. Comunque è un punto di vista. Anche il palazzetto è vintage, quindi va benissimo. Se siete venuti l'anno scorso, sapete perfettamente dove venire. Se era la prima volta, sì, tra l'altro avrei dovuto anche fare il DJ set, però mi hanno detto che non si può fare perché il pomeriggio sarà colonizzato dai ragazzi dello swing e quindi ci saranno musica e balletti. Ah, quindi, adesso quindi che mi hai detto questa cosa toccherà intervistare qualcuno. Non mi toccherà anche. No, il problema è che per intervistare quelli dello swing devi muoverti continuamente perché non stanno mai fermi. Devi girare. Opa. Io non ci vengo allora. No, dai, basta, dai, ho deciso, dai. Non vado più. Allora, senti, vogliamo vedere se parte questa canzone? Io la metto, vediamo se parte. Se parte, vi state zitti. Rimaniamo collegati, si sentiamo? Sì, 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 si sente, dai. Oh, hai visto?
Il concerto di Erika Mundo dovrebbe iniziare tra pochissimo, tipo dopo un quarto, se non sbaglio. 30 secondi. E, quindi un quarto d'ora. Qui continua ad arrivare un sacco di gente al teatro Kismet. E, ma penso che ci siano ancora dei posti. Quindi, se siete interessati, magari pochi. Poi, tra l'altro, finalmente ho visto per bene, perché non avevo ancora vista, mea culpa, l'arena del Kismet. Pensavo fosse qui davanti, invece, proprio c'è tutto un percorso da fare per arrivare alle spalle del teatro. Ed è molto bello. È molto bello. Sono molto contento che finalmente abbiano capito come utilizzare gli spazi del teatro. No, nel senso, lo sto dicendo. Ma quindi mi stai dicendo che è all'aperto? Sì, è all'aperto. Ah, io mi stavo già preoccupando. No, il concerto è all'aperto. È l'arena del Kismet. C'è un'arena del Kismet. Esatto, un posto nuovo. Viva Gesù! Viva questo il Kismet. Lo stavamo dicendo anche perché, insomma, il teatro Kismet è stato ristrutturato da veramente pochissimo tempo. Sì, e tipo, non abbiamo goduto prima del Covid. Esattamente, non abbiamo potuto godere degli spazi del Kismet, ma. Proprio perché ci hanno chiuso e ci hanno chiuso due volte. Abbiamo fatto due programmazioni diverse anche di eventi nel teatro, ma tutte e due le volte ovviamente non abbiamo fatto niente. Quindi questa volta invece spero vivamente di poter portare dal vivo, lo dico anche per voi perché non si sa mai, sarebbe molto bello fare una produzione tipo altri 5 minuti live con il pubblico e inventarsi degli spettacoli. Io volevo fare degli showcase, insomma sto lanciando un po' di idee nuove che probabilmente lanceremo questo inverno qui nel teatro, però non dico altro. Speriamo di poter invitare altri anche 5 noi minuti e live. Speriamo anche noi di poter invitare qualche cantante, soprattutto che Carlo non ce li scippi. Sì, poi, poi noi facciamo il lavoro sporco, a spezzarci la schiena, poi arriva Carlo. Me la sono segnata e quindi andiamo avanti. Salutiamo persone. Ciao. Grazie per essere venuti. Potremmo fare come si fa ad Amsterdam, no? Abbassiamo un po' le luci, cominciamo a fare un po' di... Fumiamo? È stato bello se avessimo avuto un microfono e se fossimo andati in giro a intervistare. Allora, quello bello, questo la prossima volta si fa. Allora, ce l'abbiamo anche, potremmo pure farlo. All'intervallo lo facciamo, restate con noi, non potrete ascoltare il concerto di Erika Mu perché se volete potete sempre venire qui a Kismet e pagare, giustamente, perché la musica, cari amici, va sostenuta, tutta l'industria musicale. Quindi per favore tornate ad ascoltare i concerti, tornate ad usufruire dei teatri perché si può fare in sicurezza ed è il caso di farlo perché fa tanto bene. Va bene, dopo questa bellissima cosa che hai detto io direi che possiamo salutare, possiamo andare a fare un po' di public relations in giro. Sì, hai visto, Fabrizio ha buttato l'occhio. Okay. Esatto, quindi... Grazie mille Carlo. No, suona la campanella. Suona la campanella, quindi vuol dire che sta per iniziare. In questo momento sta entrando anche Natale Cassano, che salutiamo. Ciao. Ci dà una mano con il teatro, l'ufficio stampa del Teatro Kismet, e fa le interviste per noi, quando vengono gli artisti appunto del teatro. Quindi anche lui lavora per noi. Salutiamolo tutti, Natale, insieme, ciao, tutti insieme. Okay. Ciao. A questo punto chiudiamo questa mini diretta. Grazie Vito, grazie Fabrizio. Grazie Carlo, grazie vuoi, di esserci. Sai, sei nostro ospite, non noi. Perché se non ci fossi stato tu, però noi non saremmo stati qui oggi. Esatto. Tutto questo non ci sarebbe stato e ce le saremmo raccontate al telefono queste cose. Esatto. Va bene, ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao.